Intanto, prima di passare alla seconda fase di questa sessione, volevo ringraziare altri ospiti che si sono aggiunti alla nostra piccola comunità. Volevo ringraziare l'onorevole Di Giacomo, presidente della Commissione Sanità della Regione, che è qua presente con noi. Volevo ringraziare l'onorevole Chessari, che nella qualità di presidente del Centro Studi Feliciano Rossitto, che assieme all'Associazione Itinerari di Salvo Di Fine, che è qua presente e che ringrazio, hanno sostenuto e progettato questo incontro. Volevo ringraziare l'onorevole Antoci. E volevo ringraziare l'onorevole Andoci e tra gli organizzatori l'associazione Genius Logi e il Rotary di Ragusa, che è sempre impegnato nel sostegno di una riflessione culturale per la nostra città. Il quadro chiaramente che esce è preoccupante, no? L'Italia, il sistema universitario italiano è in forte ritardo, il numero dei laureati è il più basso in Europa. Questo crea un freno al processo di mobilità sociale. Flettono i passaggi, mi sembra che questo sia uno dei dati, i passaggi all'università dai diplomi non liceali, no? Le fasce di famiglie meno abbienti sono le più discriminate, è l'unico paese che vede ridursi il numero di studenti. È interessante questo dato su Ragusa, che uno su due dei ragusani per incontrare percorsi universitari deve andare via. Questo forse rafforza ancora di più il senso del nostro convegno, cioè quello di pensare a come offrire servizi universitari al nostro territorio, che sono appunto, come dicevo prima, servizi tradizionali, ma perché non cercare altri spazi, altri ambiti, come possono essere appunto le università online, come possono essere i master, eccetera. E su questo la riflessione sicuramente continuerà. Io credo che le due relazioni hanno già offerto elementi per il dibattito ai nostri discussant. Volevo invitare il rettore dell'Università di Catania, Giacomo Pignataro, professore Giacomo Pignataro, a intervenire utilizzando gli stimoli che le due relazioni le hanno offerto, dandoci una lettura dall'interno, da chi governa una università complessa come quella catanese, che tra l'altro con Ragusa ha una storia di rapporti consistente. Dirci dall'interno come ha letto e come che impressione hanno suscitato questi dati che le relazioni di Vieste e Cersosimo ci hanno offerto. Questo già dovrebbe funzionare, però. Buongiorno a tutti, innanzitutto consentitemi di ringraziare per l'invito, perché mi dà l'opportunità di essere qui con voi a Ragusa, e io ho sempre molto piacere venire a Ragusa, anzi credo di venirci meno di quanto dovrei e di quanto vorrei, perché l'Università di Catania, che è stata naturalmente fondata a Catania nel lontano 1434, ci avviamo a compiere 600 anni fra poco, da anni ormai è insediata a Ragusa, e io ritengo che Ragusa, come Siracusa, siano al pari di Catania i territori verso i quali l'Università di Catania sente di avere dei doveri e delle responsabilità. E quindi è davvero
credo molto importante che io oggi sia qui a parlare con voi, soprattutto vedo tanti ragazzi di questa città e quindi mi fa piacere poter dialogare con loro su un tema così importante. Allo stesso tempo ringrazio tutte le istituzioni di Ragusa con cui collaboriamo da anni, pur tra le mille difficoltà che abbiamo incontrato nel corso del tempo, per le tante ragioni che già hanno trovato spazio nella prima parte di questo dibattito. Ringrazio anche, consentitemelo questo, i colleghi della nostra struttura di lingue che lavorano qui da tanti anni, per tutti il Presidente, il Professore Zago, perché credo che il risultato del loro impegno e della loro passione sia sotto gli occhi di tutti, lo dimostrano le tante domande che riceviamo di poter iscriversi ai corsi ragusani. Naturalmente il ringraziamento va anche al Comune, alla Provincia e al Presidente del Consorzio Ragusano. Comincio col dire una cosa, perché fare università al Sud, quando ci sono tanti ragazzi così presenti, e dopo questa congerie di dati che certamente non rilasciano un'immagine positiva della situazione, deve partire da un punto che è già stato sottolineato nella relazione del professore Viesti e che vorrei ribadire ai ragazzi. I dati ci dicono di una riduzione del numero delle iscrizioni all'università da parte dei ragazzi del Sud. Allora, intanto dico questo ai ragazzi: non fatevi ingannare da chi vi dice che studiare non serve a niente, perché di questo si tratta di un inganno ai danni vostri. Innanzitutto, studiare serve in generale, studiare serve per sé, per la propria persona, per la crescita della propria persona. Se non ci fosse stata nei secoli quella che chiamiamo conoscenza, che prima si è prodotta in forma così spontanea, l'uomo che strofina i sassi e scopre il fuoco, e poi questo lo fa conoscere anche ad altri. Poi la conoscenza mano a mano si è organizzata, si è strutturata nelle scuole, si è strutturata nell'università. Ma senza la conoscenza noi oggi saremmo quelli che erano i nostri avi milioni di anni fa, cioè uno stato di vita simile a quello degli animali. Con tutto il rispetto per gli animali e l'amore che abbiamo per gli animali. Ma noi umani siamo una cosa diversa e siamo una cosa diversa per la conoscenza. Allora la conoscenza non è vero che non serve. Serve e come? Perché ci ha fatto essere quello che siamo oggi nel 2015 rispetto a quello che erano i nostri progenitori milioni di anni fa. Venendo a cose più materiali, perché capisco che la vita poi non è fatta soltanto di soddisfazioni, di crescita personale. La vita è fatta di responsabilità, la vita richiede risorse. Allora, non è vero che la laurea non serve, perché voi dovete confrontare la laurea con l'alternativa alla laurea. Presentatevi oggi sul mercato del lavoro con il solo diploma. Certamente avrete molte più difficoltà di quante non incontrerete fra qualche anno avendo come titolo di studio la laurea. Ma vedete, c'è anche qualcosa di più. C'è anche qualcosa di più. La laurea è la conoscenza, non il pezzo di carta. Se la laurea è soltanto il pezzo di carta, se, come dire, lo studio non si fa con impegno, con la passione, e quindi diventa semplicemente una sorta di dovere nei confronti dei propri genitori, della propria famiglia o di qualcun altro, allora è vero, la laurea non serve a niente, ma non serve a niente nulla che non si faccia con passione, studio o non studio.
Allora, se la laurea si fa bene, beh, è chiaro che vi dà delle opportunità economiche, che non sono soltanto il posto di lavoro, ma anche la possibilità oggi di inventarsi lavori che non esistono. E questo è un bene per voi e questo è un bene per la società. Ma io faccio sempre questo esempio, che mi serve anche per altre cose. In Sicilia, 20 anni fa, il vino che veniva prodotto nelle nostre campagne era meno di niente. Veniva esportato in Francia perché in Francia lo utilizzavano i produttori di vino di quel paese per migliorare il proprio vino. Qui, diciamo, non c'erano marche, case vinicole famose, sì, ce n'era qualcuna, non la cito per non fare pubblicità, ma che certo aveva un mercato molto ridotto, molto locale. Tutto il resto era vino prodotto così, sfuso, certo, buono. Ma vedete, non basta l'uva per produrre il vino, per quanto possa sembrare assurdo, no? Occorre anche lì la conoscenza. Oggi noi siamo il secondo o il terzo produttore del paese di vini, il secondo o il terzo produttore del paese, di un paese che è diventato, grazie anche allo sviluppo che la produzione e il commercio del vino ha avuto in Sicilia, il primo produttore del mondo. Questo non è avvenuto per caso, perché improvvisamente qualcuno ha scoperto la bontà, ma perché ci sono state intelligenze che sapevano che per produrre vini commercializzabili all'estero bisogna avere dei requisiti di qualità. Non si poteva più fare il vino nei palmenti in cui portavano le uve i nostri nonni. Bisognava avere palmenti diversi, bisognava avere una selezione delle uve diverse, bisognava produrre uve diverse. E questo non si fa così per caso. Io vengo da una famiglia contadina, mio padre dice sempre di saperne più di qualunque laureato, e io devo dare torto a mio padre, non è così, non è così. Perché se fosse stato soltanto per mio padre, oggi il vino in Sicilia non sarebbe quello che è. Il vino in Sicilia è quello che è perché in quel settore sono entrati tanti laureati, sono entrate innovazioni tecnologiche che hanno consentito di costruire una storia di successo di una regione, di successo economico che dà tanti posti di lavoro. Quindi studiare non serve, è un puro inganno. Studiare serve e come, quindi vi invito tutti a iscrivervi all'università quando finirete i vostri studi alla scuola superiore. Andiamo avanti, perché adesso, diciamo, nell'interpretare alcuni di quei dati è inutile piangersi addosso. Che cosa possiamo fare, siccome parlano persone che hanno anche responsabilità, che cosa dobbiamo fare, che cosa stiamo facendo per darvi una prospettiva e un futuro migliore? Questo è il punto essenziale. Beh, innanzitutto, proprio per evitare alcuni di quei problemi che sono stati messi in evidenza e che riguardano in particolare le università siciliane, a partire dalla mia università, noi abbiamo la necessità di mettervi sul mondo del lavoro quanto prima possibile. E allora qui dobbiamo incidere sul modo in cui è organizzato lo studio all'università, dobbiamo incidere anche sulla fase di ingresso all'università. Che cosa significa? Significa che è bene che quando si sceglie l'università e quindi si sceglie che cosa studiare, si scelga la cosa giusta. Questa è la situazione in cui vi troverete probabilmente se ci sono ragazzi di quinto anno, fra qualche mese, la scelta che fra qualche mese vi troverete a fare. Allora noi dobbiamo aiutarvi di più in questa scelta. E aiutarvi di più in questa scelta non significa soltanto informarvi, così come accade in alcune occasioni, che pure noi organizziamo a Catania, su che cosa si studia nei corsi di studio, ma vi dobbiamo aiutare a capire meglio quali sono le vostre attitudini, qual è lo stato delle vostre conoscenze e come questo si adatta ai diversi corsi di studio.
E allora noi a Catania, per esempio, questo è un possibile esperimento che stiamo facendo quest'anno e che cercheremo di allargare nei prossimi anni, ma siamo ben felici di ricevere sollecitazioni e suggerimenti su questo. Stiamo organizzando, mettendoci soldi di tasca nostra, un progetto insieme alle scuole che si chiama Matita, che non è, diciamo, l'oggetto che utilizziamo, ma è l'acronimo che deriva da matematica italiano. Noi, quando facciamo i test d'ingresso, rileviamo spesso deficit di conoscenze in matematica e italiano. Quelle per la matematica sono, diciamo, importanti e critiche, perché in molti corsi di studio si fa matematica. E allora, e si fa matematica al primo anno, se si comincia ad avere problemi al primo anno, poi si hanno problemi negli anni successivi. Quella comincia a diventare la genesi dei ritardi e anche a volte purtroppo degli abbandoni, addirittura del fatto che gli studenti lasciano completamente di studiare all'università. Allora noi che cosa faremo? Andiamo nelle scuole, al quarto anno delle scuole superiori, insieme ai docenti delle scuole superiori identifichiamo alcune conoscenze che per noi sono essenziali, faremo delle verifiche sugli studenti su queste conoscenze, rileveremo i problemi, dopodiché si faranno dei corsi integrativi per, diciamo, aiutare a superare questi problemi, in modo che al quinto anno, quando dovete iscrivervi all'università, voi avrete una preparazione di matematica e anche di italiano che sia, diciamo, adatta a partire bene, dal primo anno. Altra iniziativa che stiamo organizzando: il primo anno è quello cruciale, perché quando vi iscriverete all'università, certo, vi accorgerete che si tratta di un altro mondo, no? Noi non vogliamo che quest'altro mondo sia l'inferno, vogliamo che sia un paradiso, per così dire, no? Che possiate non avere le difficoltà che incontrate attualmente, perché certo passerete da una classe di 25-30, quando, diciamo, ci sono classi affollate, a aule con 200 altri ragazzi e ragazze. E allora tutto questo determina delle difficoltà. Passate da un sistema di studi in cui ogni mese fate un compito in classe o i docenti delle varie materie vi interrogano, a un sistema in cui si fanno gli esami ogni 3-4 mesi e nessuno vi viene a chiamare. Vi dovete presentare voi, se non vi presentate farete la fine di quelli che il collega di prima chiamava fuori corso, cioè quelli che ci stanno molto più dei 3 anni necessari per prendere la laurea di primo livello. Allora noi abbiamo preso 1 milione di euro del nostro bilancio e lo abbiamo destinato a avere un congruo numero di tutor soltanto al primo anno, per assistere gli studenti del primo anno, in modo che quelle aule da 200, continua a fare lezione ad aule da 200 il professore, però poi li dividiamo in gruppi più piccoli e li facciamo assistere da un tutor. Miglioriamo la qualità dei nostri servizi, lo faremo ovviamente anche a Ragusa. Allora, questo significa cercare di intervenire sulle cause del problema. Ma c'è dell'altro, non ce lo possiamo nascondere. Poco fa si parlava di mobilità, affrontiamolo questo tema, lo affronto, come dire, senza vergogna, nel senso, non ho difficoltà ad ammettere che oggi tanti studenti, avendo l'alternativa tra Catania e un'altra università, scelgono un'altra università. E allora vi dico, e non lo dico provocatoriamente, vi dico che non c'è nulla di male, non c'è nulla di male ad andare a studiare fuori. Io ho studiato per diversi anni all'estero, quindi sono uno che ha potuto apprezzare il vantaggio di andare via per qualche anno da casa per approfondire le proprie conoscenze. Non c'è nulla di male. L'unica cosa che vogliamo è che questo avvenga su un piano, per così dire, di libera scelta. E allora qui ci sono alcune cose. Beh, un sassolino dalla scarpa me lo devo togliere. Libera scelta significa che uno
mette davanti a sé le cose che può fare, ma deve essere ben informato sulle cose che può fare. E allora la buona informazione, ragazzi, non viene da quelle classifiche che ogni mese vengono pubblicate e che naturalmente vedono sempre l'Italia e il sud d'Italia e il sud del sud della Sicilia in fondo, no? Ormai è diventata una litania. Quelle classifiche sono fatte sostanzialmente per le prime 100 università al mondo in cui non ci potrà mai essere un'università italiana. Perché in un paese come gli Stati Uniti, certo, ci sono in cima a quelle classifiche sempre le università americane, ma vi assicuro che fuori da quelle 10 università americane che si trovano in cima alla classifica, in quel paese non ci sono università degne dell'Università di Catania o di qualsiasi altra università, ci sono i college. Perché quello è un paese fatto così, è un paese diverso dal nostro. Non dico che è migliore o peggiore del nostro, ma è un paese diverso dal nostro. È come per la sanità. Loro spendono 3 volte quanto spendiamo in Italia. Ci sono ospedali fantastici, ma ci sono 50 milioni di americani che non possono andare in un ospedale se ne hanno bisogno. Diverso dall'Italia. Noi in Italia abbiamo scelto una strada diversa, che è quella di garantire quanta più universalità possibile nell'accesso ai servizi, quanta più gente possibile a godere di quei servizi, la sanità, l'istruzione. E abbiamo costruito università che sono fatte per questo. Lì ci sono quelle 10 università, quelle che gli americani chiamano la Ivy League, la Serie A, e più forse la Champions più che la Serie A, però fuori da quello non c'è nient'altro. E naturalmente per accedere a quelle università bisogna essere giustamente bravissimi e bisogna avere anche soldi, tanti soldi. Così non è in Italia, così non è in Italia. Quindi le università italiane non potranno mai stare in quelle classifiche, ma potete fare la classifica delle Champions, delle prime squadre di calcio di tutti i paesi e poi pretendere che in quella classifica ci stiano le squadre piccole. No, non è possibile. Sono campionati diversi e qualcuno si è inventato questo campionato perché naturalmente è un fatto di promozione pubblicitaria. Questo non lo dico io, lo dice il Sole 24 Ore. Perché a proposito della possibilità di trovare occupazione quando ci si laurea a Catania, anche nella sede di Ragusa, o trovare occupazione con in tasca la laurea di un'altra università, la Bocconi per esempio, beh, il Sole 24 Ore, non io, il Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, che è proprietaria di un'università privata, la LUIS, dice che quando si fa un campionato adeguato e si tiene conto del contesto, l'Università di Catania è la prima università in Italia per dare chance di occupazione, quando si tiene conto delle difficoltà del contesto, quando si fanno campionati a cui partecipiamo tutti dalle stesse posizioni di partenza. Un'altra classifica dice che se vogliamo tenere conto della qualità dei laureati delle università, per esempio, prendiamo il numero dei premi internazionali e dei riconoscimenti internazionali agli studenti che si sono laureati nelle diverse università, non il premio che consegna il rettore dell'Università di Catania magari al suo amico, no, no, quelli che laureato a Catania prende a New York. Allora l'Università di Catania in quel caso è la quarta in Italia, e la 200ª nel mondo, dove ci sono almeno 10.000 università. Allora non ci facciamo ingannare dalle classifiche, guardiamo le cose per come stanno. Si può andare fuori a studiare, non c'è male a andare a studiare fuori, ma guardiamole bene le cose e scegliamo bene. Certo, opportunità di scegliere significa anche avere la possibilità di stare qua. Qualcuno giustamente diceva
anche venire da Ragusa a Catania è costoso, non è meno costoso che andare a Milano. Ha ragione, c'è una differenza per una famiglia, per lo studente che viene da una famiglia di impiegati, di operai di Ragusa e che deve scegliere se andare a Catania o in Emilia-Romagna o in Toscana. Che in Emilia-Romagna o in Toscana le borse per gli studenti meritevoli e bisognosi coprono il 100% di quelli che hanno diritto. In Sicilia coprono il 50%. Allora che cosa possiamo fare qua? Allora l'Università di Catania si è spesa in prima persona, con i propri soldi. Quest'anno abbiamo portato gli interventi a sostegno degli studenti, che non è una competenza dell'università, è una competenza della regione, dare supporto finanziario agli studenti. Ma noi prendiamo soldi dal nostro bilancio e li abbiamo messi su questa cosa. Li abbiamo portati da 1,6 milioni dell'anno scorso a 2,5 milioni di quest'anno. Offriamo buoni libro e quindi sconto sui libri acquistati del 27%. Offriamo piccole opportunità di lavoro. Anziché mandare i nostri studenti a lavorare al pub la sera, li facciamo lavorare nelle nostre strutture per 150 ore e gli diamo dei soldi per questo, con cui possono integrare quello che i genitori danno per sostenerli in questo diritto allo studio. Gli diamo soldi per acquistare gli abbonamenti dei trasporti urbani. E allora questo noi lo stiamo facendo. Però qui vedo presenze autorevoli della politica ragusana che saluto. Vi chiediamo di fare di più. Oggi stiamo discutendo con la Regione come utilizzare i fondi europei, quelli destinati alla formazione. E allora noi abbiamo detto: noi non vogliamo soldi per le casse delle università, vogliamo soldi per le tasche degli studenti che vogliono studiare e vogliono studiare in Sicilia. Soldi per borse di studio, questa è l'unica priorità con cui chiediamo di spendere quei soldi. Non soldi alle casse dell'università, non soldi per il bilancio dell'università, ma soldi nelle tasche degli studenti. Borse di studio per chi vuole iscriversi, per chi vuole laurearsi in Sicilia, per chi vuole fare un dottorato in Sicilia, per chi vuole fare la specializzazione medica in Sicilia. Allora partiamo da qui. Questa credo che sia una sfida importante. Noi dobbiamo dare opportunità ai nostri giovani. Poi i nostri giovani devono avere la libertà di scegliere anche di andarsene a studiare a Milano, a Trento, a New York o a Parigi, ma devono essere liberi di scegliere e dobbiamo metterli nelle condizioni della libertà di scegliere. Io mi impegno a offrire qui un'alternativa di qualità. Le istituzioni si devono impegnare a fornire il supporto necessario, poi gli studenti scelgono dove andare. Concludo dicendo che questo è un momento importante, è un momento in cui si devono decidere grandi investimenti e bisogna guardare al futuro come hanno fatto tanti paesi per decidere gli investimenti. Fare oggi una grande strada di comunicazione, io mi scuso per essere arrivato in ritardo, ma voi sapete quanto tempo ci si mette tra Catania e Ragusa, è una vergogna. Oggi fare una grande strada è importante perché migliorare le condizioni di vita in questa terra significa diventare attrattivi, ma perché uno studente, un giovane del nord, un giovane straniero deve venire in Sicilia con tutte le difficoltà che ha, con la qualità di vita che le nostre infrastrutture e i nostri servizi danno? Allora oggi fare la strada tra Catania e Ragusa è importante per questa ragione, ma è anche importante per un'altra ragione. Se consentiamo che questi grandi progetti diventino anche un luogo in cui si possano sperimentare innovazioni tecnologiche per dare opportunità di lavoro non soltanto agli operai, come è giusto che sia, ma anche ai nostri giovani laureati. Quindi questa è una sfida che tutti dobbiamo raccogliere e ognuno deve prendersi la sua parte di doveri e di responsabilità. L'Università di Catania lo sta facendo. Grazie. Grazie. No,